Nei giorni scorsi il terzo settore ha continuato a far sentire la sua voce nelle piazze per denunciare lo stato di grave crisi dei servizi sociali e sociosanitari. All'ultima manifestazione promossa dal Comitato Il Welfare non è un lusso hanno partecipato in 5.000 fra operatori e bambini. La mobilitazione ha una valenza nazionale oltre che locale perché il fondo riservato alle politiche sociali e quindi anche alle migliaia di soggetti che si occupano di bambini, disabili, anziani, tossicodipendenti e malati psichici si è drasticamente ridotto fino al 70%, come precisa l'assessore alle politiche sociali Sergio D'Angelo. I ceti più in difficoltà, le fasce più fragili avevano bisogno di essere maggiormente sostenute, invece con i tagli lineari si sta tagliando soprattutto il sistema di risposte sociali, socioassistenziali ed educative. Da parte sua l'amministrazione comunale si è comunque impegnata a mettere a punto a breve scadenza un piano di rientro del debito, ad accelerare le procedure di cessione del credito e ad approvare il piano sociale di zona 2011. Il Comune di Napoli vuole rispondere diversamente da come sta facendo il Governo nazionale, pur in una situazione estremamente difficile, e quindi ha provveduto a luglio scorso ad approvare il proprio bilancio previsionale, non modificando il livello di spesa destinato al sociale, mantenendo praticamente lo stesso livello di spesa. Non sappiamo se questo sarà sufficiente, è necessario tuttavia un nuovo patto, promuovere un nuovo patto con le organizzazioni di terzo settore. Abbiamo la necessità di organizzare e definire un piano di rientro del debito con le organizzazioni di terzo settore e abbiamo la necessità di mantenere il livello di spesa per mantenere oggi lo stesso sistema di servizi, mantenere aperti i servizi e nei prossimi anni implementare la capacità di risposta del pubblico.